cose che non pubblicherei mai sui miei social o che per fortuna ho capito di non pubblicare più. C'è da dire che io penso davvero tantissimo prima di pubblicare qualcosa. Peso ogni singola parola che scrivo perché ho l'ansia che venga interpretata male, ma ci sono proprio delle cose che non vanno pubblicate. Inizio con la prima, che vabbè è già abbastanza scontata perché in realtà ne ho già parlato. Le mie relazioni amorose, di amicizia, eccetera, comunque tutte le persone che fanno parte del mio privato, perché non voglio sottoporle all'occhio di altre persone, mettere il loro nome in piazza, non l'hanno scelto, non lo vogliono magari fare e voglio evitare qualsiasi tipo di situazione spiacevole, sia per me che per loro. Anche perché pur non avendolo mai fatto mi è successa una cosa molto spiacevole, ovvero ero a ballare e c'era anche il mio fidanzato, arriva una ragazza e mi fa: ah, ma quello è il tuo fidanzato, non avresti potuto puntare più in alto. Io letteralmente scioccata. A parte questo, anche per un motivo di se la situazione finisce, se l'amicizia finisce, magari domande, comunque commenti non fanno piacere a me e agli altri, magari si fanno una vita nuova. Numero 2, che si può probabilmente scontrare con quello che ho fatto negli ultimi giorni, ma c'è una spiegazione: non pubblico mai situazioni di salute, sia mentale che fisica, insomma, mentre sono in corso. Questa volta l'ho fatto perché in realtà io sapevo già la diagnosi, ancora prima di andare in ospedale, però sono dovuta andare perché sennò il torace all'inguine non me lo potevo fare da sola. Ero sicura al 99%, però non mi va di pubblicare, parlare di queste cose, perché già in questi giorni, pur sapendo già che cosa avessi, avendolo spiegato, mi sono state fatte delle diagnosi da altre persone sulla base delle loro esperienze, e io penso assolutamente che siano state fatte in buona fede. Infatti ringrazio ogni singola persona per il messaggio che mi ha mandato, ma essendo ipocondriaca è un po' controproducente. Terza cosa che non pubblico più, perché purtroppo questo errore l'ho fatto in passato, è tutto ciò che riguarda i miei pasti, ciò che mangio, fare video what I eat in a day. Non l'ho mai voluto fare, ne ho fatti un paio su YouTube anni e anni fa, non li rifarei mai più. Innanzitutto perché so che è una cosa che triggera gli altri, ma in primis perché triggera anche me stessa. Dal momento che io non ho un'alimentazione sana, non ho un ottimo rapporto, diciamo, non mi va di scendere nel dettaglio assolutamente, però ecco, ricevere poi commenti su quello che mangio non mi fa piacere, ecco. E soprattutto non mi fa piacere che qualcun altro possa dire: ah, ok, è giusto mangiare così. No, no. Quarta cosa, non pubblico mai ciò che si vede dalle finestre dei luoghi in cui sono, non so, cioè soprattutto di casa mia, ecco. Perché le zone sono riconoscibili, non mi va, cioè non penso sia sicuro ed è un consiglio che in realtà do a tutti. Anche perché magari vedendo persone che si trasferiscono a Milano, guardando solamente dalle loro finestre, ho capito dove abitano, io sono una persona tranquilla, non farei mai nulla, però non si sa mai. Vale anche per quando si va in vacanza. E mi ricollego a questo con una pratica che seguo sempre, ovvero io pubblico le cose quando sono già successe, quindi magari se vado in un determinato posto o hotel lo dico sempre dopo. Probabilmente mi faccio un sacco di viaggi mentali io, però la prudenza non è mai troppa e non è mai abbastanza, quindi state attenti a ciò che pubblicate.